Guardia di Finanza Palermo. Contrasto alla criminalità organizzata e all'inquinamento dell'economia legale. Eseguite due misure cautelari in carcere e sequestri per 1,5 milioni di euro. Nelle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali con cui il GIP presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la custodia in carcere per due soggetti. Contestualmente, la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato lo svolgimento di perquisizioni presso le abitazioni e gli altri luoghi nella disponibilità degli indagati. Sei in tutto, nei cui confronti si procede a vario titolo per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Le indagini si sono concentrate sulla figura di uno storico appartenente alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo, più volte condannato. In tale contesto sono stati delineati i rapporti di affari tra quest'ultimo e il gestore di una società titolare di un noto brand di gelaterie della città di Palermo. In particolare è emerso che il predetto uomo d'onore avrebbe esercitato un pervasivo potere di controllo sull'attività commerciale, intervenendo in prima persona sia nella scelta del personale da assumere che delle strategie da perseguire a livello aziendale. Si evidenzia, infine, che in attesa di giudizio definitivo, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio della presunzione di innocenza. Un uomo di 55 anni, Nicola Salatino, è morto a causa dell'esplosione di un trullo a Cisternino, in provincia di Brindisi. Al momento dell'esplosione l'uomo si trovava all'interno della tradizionale abitazione pugliese assieme alla moglie. La donna 53enne, trovata tra le macerie dai vigili del fuoco, è ricoverata nel reparto grandi ustionati all'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono stabili nonostante ustioni e ferite su oltre il 50% del corpo. Secondo le autorità, la causa dell'esplosione sarebbe una fuga di gas. L'Italia sta vivendo i giorni più caldi dell'anno, 36 gradi a Roma, e per le previsioni la situazione peggiorerà fino a Ferragosto. Un'ondata di calore dovuta, secondo gli esperti, ai cambiamenti climatici causati soprattutto dall'inquinamento e dalle nostre abitudini di vita. Dal 1850 in poi, con la combustione dei combustibili fossili sempre di più, e poi in queste ultime settimane e mesi abbiamo avuto anche la frequente presenza dell'anticiclone africano, che però sembra proprio collegato anche ai cambiamenti climatici. Allerta rossa anche in Francia. 28 regioni hanno disposto misure straordinarie per assistere le persone vulnerabili. Noi siamo là per rappeler di boire e les bons gestes, ma anche per surveiller la déshydratation, les signes de la déshydratation, qui ferait qu'on doit appeler le médecin ou la famille. Quand elle vient, ben, ça me fait quelqu'un, e puis si j'ai une fatigue ou quelque chose, je lui dis. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che ogni anno 175.000 europei muoiono per il caldo. Il nostro continente si sta riscaldando rapidamente e ogni mese, come in questo 2024, segna un nuovo record. I carabinieri della tenenza di Mister Bianco hanno arrestato in flagranza un quarantenne del posto, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Intorno alle 21.30 la centrale operativa di Catania riceveva una richiesta di intervento nel centro di Mister Bianco per una donna che poco prima era stata vittima di una violenta aggressione da parte del marito. L'immediato invio della pattuglia della tenenza, che ha raggiunto in pochi minuti l'abitazione della vittima. Giunti sul luogo, i militari hanno trovato una 39enne ancora in evidente stato di agitazione seduta sul marciapiede, la quale, visibilmente sofferente, era in quel momento assistita da alcune persone accorse in suo aiuto. I carabinieri, dopo aver rassicurato la donna in preda al panico e allo sconforto, hanno subito sollecitato l'arrivo di un'ambulanza, cercando nel frangente di acquisire tutte le necessarie informazioni per ricostruzione dei fatti. La vittima, tra le lacrime, ha raccontato all'investigatore di essere stata brutalmente picchiata dal marito per futili motivi e quindi di essere riuscita a salvarsi solo fuggendo all'esterno dell'abitazione, dove ha potuto chiedere aiuto ai vicini. Sono subito scattate da parte della pattuglia le ricerche dell'uomo, che chiaramente si era allontanato da casa. I carabinieri conoscevano bene il quarantenne in forza dei suoi specifici trascorsi giudiziari, rintracciandolo poco dopo a casa della madre. Qui l'uomo, consapevole della gravità del suo comportamento, non ha posto alcuna resistenza ai militari, che lo hanno quindi bloccato e messo in sicurezza per poi condurlo in caserma.
La vittima, trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Paternò, è stata subito presa in cura dai medici, che hanno stilato per lei un referto con una prognosi di 30 giorni per le gravi lesioni, fratture e contusioni subite. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto e associato al carcere di Piazza Lanza. Nella circostanza è opportuno ricordare che noi carabinieri possiamo aiutarti. Se sei vittima di maltrattamenti, puoi chiedere aiuto o supporto tramite i numeri 112 Nucleo Unico di Emergenza o 1522, entrambi disponibili H24. Oppure puoi recarti presso un qualsiasi presidio dell'Arma dei Carabinieri presente sul territorio nazionale. Non rimanere in silenzio, chiedi aiuto. Una tavola, qualcuno che mi ascolta, uno che passa, 100.000 che ci sono davanti, lo farò. Adesso parliamo della speranza. Si è tenuta domenica 11 agosto al Teatro Antico di Taormina l'edizione 2024 del premio Taormina Gold. Una meravigliosa serata di gala che accende da anni i riflettori su Taormina. Presentata da Patrizia Pellegrino e Beppe Convertini, madrina della serata è stata l'attrice catanese Guia Ielo. Il premio Taormina Gold è tornato quest'anno per merito del talento di Gianna Zaro e con la sua gara eventi coadiuvata dai due figli Alessia e Rosario La Pisarda. Nel corso della serata sul palco del Teatro Antico di Taormina si sono avvicendati per la consegna del premio personaggi illustri come Marco Serrao, urologo, andrologo primario di urologia al Tirrenia Hospital, presidente e fondatore della fondazione Totò Morgana, a cui è andato il premio alla carriera. Enza Perdicaro, nutrizionista qualificato in terapia chetogenetica di precisione e patologia polmonare e nutrigenetica. Claudio Greco, stilista haute couture per la moda. Vittorio Camagliani, stilista haute couture per la sezione Modarte, la moda si veste di carte della fashion design a Laura Mercurio. Per la sezione cinema, teatro e spettacolo sono stati premiati Violante Placido, Fioretta Mari, Martufello e Francesca Maresca. Per la sezione imprenditoria, produttività e sviluppo del territorio, il gruppo Binetti, Ecotech, River Restaurant e Lunch Bar, Falerna e VDR su SRL Open Generale Specializzata. Taormina Gold 2024, cosa ci aspettiamo questa sera? Ma ci aspettiamo come ogni anno, io penso che deve essere una serata necessariamente all'insegna del glamour e soprattutto della solidarietà. Ma queste perché, due amiche qua che sono solidari? Allora, io ho accanto Fioretta Mari che la amo e poi c'ho anche la mia amica che la amo. Federica pure? Federica è grande. Ho capito. Ma Gianna è la più grande organizzatrice che c'è attualmente. Sì, meno male, pure io bella. Sono produttrice. Eppure bella e anche Martufello? Abbiamo anche lui? Ma ci ho fatto, già dato. Vabbè, questa è la diretta, questa è la televisione, questo è Taormina Gold. Vai! Fioretta, siamo nel check, quindi qui tutto può succedere. Tutto. Ma qui a scuola come siamo combinati? Tu c'hai scuole in Italia, nel mondo? Io c'ho scuole abbastanza importantine in America, in Italia c'ho... Devo dire a Roma c'ho una scuola che in questo momento è una delle migliori con la IZZO, dalla quale escono tutti i nuovi attori, i ragazzi. Molto importante, infatti vorrebbero entrare tutti, ma è difficile entrare, bisogna fare tanti provini perché c'è un numero chiuso. Abbiamo un ospite qui, ti stai facendo un bel tour della Sicilia, no? Eh sì, come ogni anno, poi l'avevo promesso perché dopo che avevamo fatto il Tao Book ho detto voglio ritornare a Taormina, siamo tornati proprio in questa cornice tra l'altro. E quindi ne approfittiamo per non solo girare, per goderci la serata, per rincontrare anche amici che abbiamo visto qui e poi dopo ritornerò nuovamente a farmi un bel tour sotto il vulcano. Le previsioni per martedì 13 agosto 2024 di Globus Television. Martedì, una nuova giornata con cielo sereno al più poco nuvoloso ovunque, da segnalare qualche maggiore addensamento nuvoloso e piovaschi sulle zone interne al pomeriggio. Le temperature massime potranno aumentare fino a 38 gradi sulla costa ionica. Mari, Mar Tirreno calmo, Mar Ionio poco mosso, Stretto di Sicilia da quasi calmo a calmo.